la fai è fare, e in questo caso abbiamo fatto solidarietà, ma soprattutto abbiamo fatto un grande successo, perché c'è stata tantissima gente e soprattutto tantissime persone hanno partecipato a questa bellissima iniziativa. Sì, una bella iniziativa che testimonia l'attenzione di un sindacato per la partecipazione, un sindacato per il lavoro di gruppo, un sindacato per la solidarietà. Oggi qui insieme la FAI CISL Calabria, l'Anteas e il coordinamento donne della USR CISL regionale hanno inteso organizzare questa iniziativa per lanciare all'esterno un messaggio chiaro: siamo il sindacato del fare, siamo il sindacato del lavoro, siamo il sindacato per la tutela dei lavoratori. E questa occasione, questo momento ha dimostrato che insieme si può fare tanto per mettere al centro un valore importante come quello della solidarietà. In questa attività, nell'attività odierna, lanciamo anche un messaggio: più qualità e più sicurezza sui posti di lavoro, più prezzi di qualità, più prodotti made in Calabria sulle nostre tavole. Più volte la FAI si è chiesto un tavolo per promuovere l'agroalimentare in questa regione. Quali sono i risultati e se la regione ha dato qualche cenno in questa direzione? Abbiamo chiesto alla Regione di avviare un tavolo sul comparto agroalimentare per una serie di motivazioni: per valorizzare l'attività svolta a livello territoriale durante le trattative dai colleghi di sindacati con le controparti, quindi valorizzare la bilateralità oltre che la contrattazione di secondo livello. Abbiamo chiesto alla Regione di avviare questo tavolo per valorizzare i prodotti tipici locali calabresi, affinché questi prodotti poco utilizzati anche tra i giovani possano essere più presenti sulle nostre tavole tramite momenti anche di informazione e di formazione culturale, ovviamente tra i giovani nelle scuole, ma in particolare vogliamo che i nostri prodotti, i prodotti della Calabria, dal peperoncino al bergamotto ai prodotti tipici agroalimentare, possono in qualche modo essere valorizzati anche tramite un accordo regionale che riunisca tutti gli attori interessati al settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare per il lavoro di qualità e anche per prezzi di qualità. Purtroppo molto spesso anche su questo ci sono grosse difficoltà, vedi le clementini, vedi le pesche, le nettarine, vedi le arance, quindi prodotti di alta qualità che troviamo una grande distribuzione a prezzi anche abbastanza alti e poi non riusciamo in qualche modo a commercializzare. Quindi ci vuole più cooperazione, più attività in questo senso nel coinvolgere i giovani, e un accordo, un confronto su questo tema, su questo settore sarà strategico per la nostra Calabria, per i giovani, per l'economia e per il sociale, anche per quei prodotti dell'entroterra e per quei prodotti che vengono per l'appunto trasformati nella nostra terra. Quindi un consiglio possiamo darlo, che è quello di mangiare calabrese e soprattutto mangiare i nostri prodotti, quindi è anche un modo per promuovere nel nostro piccolo, riusciamo comunque a dare una mano alla promozione di questo territorio. Certamente, infatti l'iniziativa odierna è finalizzata, oltre a fare la solidarietà, che è una cosa importantissima, anche a quella di valorizzare la dieta mediterranea, di valorizzare i nostri prodotti, i nostri sapori, i nostri colori, le nostre bellezze, perché la Calabria è una montagna di opportunità, l'abbiamo detto in varie occasioni, e dobbiamo continuarlo a fare per evitare un'emorragia di disoccupati e di giovani che se ne vanno al nord, addirittura all'estero, per un posto di lavoro. Dobbiamo valorizzare le nostre intelligenze puntando sui nostri prodotti calabresi. La carenza di forestali, gli incendi e l'incuria di questa regione, quindi poi causa chiaramente tantissimi problemi. Sì, purtroppo tanti sono stati gli incendi in Italia, anche in particolare in Calabria. Ovviamente abbiamo sollecitato in più occasioni la Regione Calabria e tutti gli enti che sono predisposti alle attività di antincendio affinché si organizzassero in maniera più coordinata, perché noi riteniamo che c'è bisogno realmente di un coordinamento, di una cabina di regie che coordini i vari enti, coinvolgendo anche la Regione, la Protezione Civile, quindi i consorzi bonifica, e anche la stessa azienda Calabria Verde, che assieme al suo commissario, il generale Marigio, stanno facendo comunque con tante difficoltà anche di carattere organizzativo un lavoro encomiabile anche in questa attività di antincendio, che deve essere prevista per tutto l'anno e che deve essere in qualche modo avviata in maniera più coordinata. Ci auguriamo che la Regione a breve, prima della pausa estiva,
possa convocare questo tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria affinché si possa avviare un nuovo percorso a favore dei lavoratori del comparto agroalimentare e dei prodotti tipici calabresi. Se la FAI vuole dare un colore al nostro futuro, qual è? Il verde della speranza, il bianco della trasparenza e il rosso della passione. Questi sono stati i colori vivi, belli, che si sono visti più spesso nei piatti di questa gara, di questa bella iniziativa sindacale nuova, diversa, di questo Masterchef della Calabria per la solidarietà dell'edizione 2017. Quindi non un futuro nero, non un futuro grigio, ma un futuro tricolore, no? Un futuro tricolore con più ottimismo e attenzione verso i più deboli e per la persona.